con piacere ecco, posso intervenire sul problema Parco Vaccianello, perché io penso che dopo tanti anni in cui diciamo se ne è parlato, siamo in una fase in cui insomma le cose stanno cambiando, nel senso che potremmo essere a breve operativi anche sul Parco Vaccianello. Io che cosa ho fatto nel mio ruolo di assessore, e anche la provincia diciamo per quello che le compete? Abbiamo incaricato un professionista di grande qualità, il professor Colorussi, che ha redatto praticamente il progetto e il piano di gestione dell'Arcianello. Questo progetto è stato da me discusso e revisionato in una serie di, diciamo, di incontri, poi è stato oggetto di un incontro in commissione ambiente della provincia di Viterbo, e in quella sede diciamo, io ho proposto che, proprio anche perché ritengo che il Parco dell'Arcianello non possa essere definito che il Parco di Viterbo, cioè il Parco della città di Viterbo, quindi lo dobbiamo, anche se è un parco regionale, ha una valenza diversa, ma sicuramente è un parco della città di Viterbo. Quindi non si potevano prendere decisioni anche di natura ambientale se non si coinvolgeva il Comune di Viterbo, anche perché il progetto, così come è stato strutturato, sì, ha degli aspetti di natura urbanistica, diciamo, di natura ambientale, ma anche è fortemente un progetto di natura urbanistica. Quindi non poteva essere fatto diversamente, coinvolgere il Comune di Viterbo. Che cosa abbiamo messo in piedi? Abbiamo messo in campo una, diciamo così, una commissione composta dalle due commissioni ambiente del Comune e della provincia di Viterbo per dare un parere, diciamo, congiunto e univoco a questo progetto, con la partecipazione di tutti, quindi non della maggioranza, con la partecipazione delle amministrazioni in toto, proprio perché riteniamo che non soltanto che è il parco della città di Viterbo, ma anche che deve avere, proprio perché è un parco, diciamo, che ha un'importanza strategica fondamentale, la partecipazione e anche, diciamo, il sostegno ed anche il contributo di tutte le parti politiche presenti. Quindi l'aver composto questa commissione congiunta che doveva, entro il 30 settembre, almeno questa è la mia intenzione e questa è anche l'indicazione che avevo dato, concludere i propri lavori e quindi darci eventuali suggerimenti da portare in sede di progettazione per presentare ed approvare il progetto definitivo. Le vicende del Comune di Viterbo hanno un po' rallentato questo tipo di attività, che si è fermata, per cui io credo che se insomma la cosa, se l'amministrazione, io mi auguro che resterà, diciamo, in piedi fino alla fine del primo mandato, entro il mese di ottobre potrebbe essere concluso il lavoro, diciamo, di analisi e i suggerimenti per i progettisti per definire i dettagli di questo progetto, del quale, se mi consentite, vorrei parlarne un pochino, anche perché penso che a mio avviso sia un ottimo lavoro quello che è stato fatto. Ritengo che tra l'altro per le commissioni sarà anche facile dare un parere positivo al progetto, perché è un progetto che, diciamo, in parte, tutti ricordate le polemiche su l'Arcianello, l'utilizzazione, cioè tutto questo discorso qui, la perimetrazione. In questa serie di perimetrazioni sono state fatte, diciamo, almeno tre tipi di modifiche. La prima è stata quella di rimodellare il perimetro del parco non in funzione di linee tracciate a caso, ma seguendo le proprietà catastali, o in qualche caso, non so, il ciglio del fosso, perché altrimenti succedeva che, ecco, in un'area che era questa si era attraversata in questo senso, non aveva senso. Per cui siamo spostati facendo dei piccolissimi movimenti, ma sulle linee catastali, per dare, diciamo, una certezza anche di perimetrazione, che è uno dei problemi che ci sono nei parchi. Perché quando si traccia una linea su una carta a 50 miglia, poi si trasferisce sul posto e chiaramente, no, passa qui, non è lì, il mio casaletto è fuori, dove io sono dentro. Abbiamo fatto questa operazione per dare questa chiarezza alla cosa. Così come si è, diciamo così, operato sul problema di quella cubatura di cui si è parlato da tanto tempo, naturalmente facendo due tipi di operazioni, riducendone naturalmente le cubature ad oltre meno di un terzo, e limitando le altezze, per cui, diciamo, reinserendo, anche perché i progettisti, ma la stessa Università della Duscia, ha sempre definito quell'area un'area esterna al parco, cioè che non aveva nessun tipo, anche proprio per come era ubicata e per l'orografia, perché diciamo dalla parte del fonda fino a sopra ci sono 50-60 metri di galle, cioè era, diciamo, sì, era, diciamo, un po' così, a dire l'università, quindi non l'ho dette io queste cose, le hanno scritte e sono scritte, una forzatura inserirlo all'interno di questo meccanismo. Però, diciamo,
l'abbiamo ricondotto e volutamente riportato dentro certi parametri, appunto ritenevamo che forse probabilmente un eccesso anche poteva disturbare questo tipo di analisi. La terza cosa che abbiamo fatto è un forte ampliamento del parco, perché il parco, diciamo, nella parte di retro, dietro alla panzana, è stato ampliato di diversi ettari, perché naturalmente si sono rilevate delle presenze storico-culturali che hanno fatto ritenere l'inserimento di questa parte dell'area estremamente importante. Quindi questi sono, diciamo, rispetto alla definizione dei perimetri, sono state fatte questi tre tipi di ampliamenti e quindi di ridefinizione del parco. Così qua abbiamo fatto un'analisi su due aspetti fondamentali. Il primo, io mi sono sempre battuto per una cosa, anche per le esperienze che ho adesso stando in quel posto all'assessorato, con gli utenti dei parchi che abbiamo in piedi, Bomarzo, Scarnice, dove io mi sono trovato di fronte a un problema. Cioè, il parco non può essere una cosa imposta. Chi sta dentro il parco non si può sentire dentro una gabbia. Il primo a sostenere il parco deve essere proprio chi lo abita, e nell'Arcionello c'è una forte presenza anche all'interno di abitazioni. Quindi abbiamo cercato, anche da un punto di vista urbanistico, di dire: se c'è una legge che prevede che si possa ampliare una casa, una stanza per un figlio che nasce, si può fare anche dentro al parco, e non come ci sono in altri parchi dove, per esempio, questa cosa non è possibile. Cioè, ci sono 20, cioè parliamo di questo livello di cose, non parliamo adesso se ti apri una porta, una finestra, una tettoia, cioè dentro il parco non ci si può sentire quelli che sono, diciamo, fuori dal mondo, sia dentro il mondo, e anche perché i primi a difendere il parco e i primi a evitare, come succede in tanti casi, che si dà fuoco a quell'appunto, si dà fuoco a quell'altro, è proprio perché chi sta dentro il parco deve. Quindi è stato questo un obiettivo sul quale abbiamo agito con tanta attenzione, cercando di mettere coloro che abbiano dentro il parco alla stessa stregua di quelli che sono fuori, cioè cittadini di serie A entrambi. Quindi questo è stato, diciamo, un livello importante. L'altro aspetto che abbiamo trattato con molta, diciamo, attenzione è stato quello degli accessi al parco. Tu parlavi quello degli agenti, che sicuramente per Viterbo è più importante, ma ci sono, mi pare, 7 accessi che abbiamo studiato, e io ho forzato volutamente che questi accessi fossero non soltanto luogo di ingresso, quindi con parcheggi e quant'altro, ma che ci fossero abbinati anche dei luoghi di svago. Cioè, vorrei dire, se devo portare un bambino a fare una scampagnata, a trovare anche dei luoghi di divertimento, quindi attrezzare anche delle piccole aree. Nel progetto attuale sono dei 1000 metri, io penso siano piccoli, ha detto già di portarli a 2000 metri, nel quale devi fare delle piccole aree attrezzate, proprio perché il parco deve essere qualcosa che si vive, che si percorre anche per i più piccini, anche per dare modo di passare, diciamo così, all'aria aperta, all'aria pulita, quella mezz'ora in compagnia dei bambini o comunque di... E naturalmente serviti anche da servizi, quindi con piccoli chioschi anche per distribuire, che oltre a creare anche, speriamo, attività, un indotto anche economico, comunque mettano anche nella condizione di poter essere, insomma, di poter vivere, diciamo, un'ora anche con servizi disponibili, perché ritengo che sia un elemento fondamentale. Evidentemente, a tutta questa storia abbiamo anche delimitato, qui il confronto con la città di Viterbo è fondamentale, tutta la fascia che sta intorno al parco, ritenendo che le aree limitrofe perimetrali abbiano, diciamo, devono essere dal comune gestite e assistite in modo tale che non ci sia un impatto, un impatto violento con l'uscita dal parco, ma che ci sia quella morbidità di passaggio che è necessario. Cioè, questa è la filosofia con cui abbiamo lavorato. Io credo che possa essere una filosofia che sta, diciamo, in rapporto anche all'uomo, in rapporto anche al fatto, appunto, che un parco deve essere vissuto, ci si deve credere e si deve, ecco, collaborare e costruirlo proprio tutti insieme, non come elemento che scende dall'alto, che non è mai accettato e che poi è il dramma e anche il problema di continui danni all'interno del parco, perché all'interno dei parchi che abbiamo anche regionali, quindi gestiti dalla provincia, ci sono continue problematiche con chi ci abita, con chi ci lavora, perché evidentemente sentono il parco come una cappa che gli sta sopra, non come una ricchezza all'interno della quale vivono. Quindi, ecco, questa è la filosofia che ha animato questa. Io ritengo che la qualità di coloro che hanno anche lavorato in questo progetto
E anche il fatto adesso che appunto il confronto tra le varie forze politiche possa essere un elemento di arricchimento anche, quindi di partecipazione, sia la filosofia giusta per avere una risposta da questo tipo di aree, diciamo a 360 gradi, non più qualcosa discusso in qualche stanza, ma aperto, diciamo, al contributo di tutti. Questo è stato quello che abbiamo, per cui ecco, ho appreso dall'alto anche con piacere che l'intervento di Lega Ambiente sarà proprio sull'Acionello insieme al Comune, quindi iniziare un percorso che naturalmente sarà anche complesso, anche per il Comune, probabilmente anche e per la provincia, per la regione, anche oneroso, perché poi c'è da, in quel progetto è stato impostato anche l'ex Canselmi come centro, diciamo, del parco, quindi sarà anche un elemento storico, diciamo, che riconduce a certi valori che l'area richiama, quindi anche lì poi il Comune dovrà fare una serie di trattative. Evidentemente, cioè, c'è un percorso, ecco, che va fatto, però diciamo abbiamo messo le basi perché questo percorso possa essere così, diciamo, attivato, ma anche avere uno sviluppo nel tempo che garantisca anche appunto la qualità di un qualcosa che sicuramente per via può diventare importante e consistente.